nella teoria assiomatica degli insiemi, appunto, dove ogni elemento di un insieme può essere pensato a sua volta come un insieme, ogni funzione è definibile a partire dal concetto di relazione e ogni proprietà o negazione deriva appunto dalla nozione particolare di relazione che è la relazione unaria. Per questi motivi possiamo concludere che la validità è lo statuto conoscitivo fondamentale dei risultati della matematica e della logica formale perché si dice valido una proposizione che è stata dimostrata e dedotta correttamente dagli assiomi di partenza mediante l'applicazione delle regole e delle sintattiche di inferenza logica. E per questo anche la stessa teorie semantiche della logica formale sono costruibili a partire dalla sintassi, con la stessa dimostrazione del teorema di indefinibilità, come abbiamo visto. Non sussiste una definizione di verità in sé per sé, non sussiste una definizione che appunto come accade invece in filosofia, non sia costruibile a partire da elementi sintattici, da presupposti, da premesse che si scelgono più o meno arbitrariamente e dalle quali derivano le proposizioni matematiche stesse. Per quanto riguarda la scienza, invece, come abbiamo già chiarito, la scienza ad oggi si pone in una situazione di un atteggiamento antirealistico, per dirla con un atteggiamento che contraddistingue il pensiero di Bohr, cioè non tanto che neghi idealisticamente l'esistenza di una realtà esterna all'osservatore, ma quanto sul fatto che non si occupi della dimostrazione dell'esistenza di tale realtà. E ciò che succede nella scienza non è un cadere in un atteggiamento fisicalistico che presuppone appunto l'obiettivismo e gli enti al di là della concezione della mente umana, e in contrapposizione all'atteggiamento personalistico caratterizzava l'approccio fenomenologico di Husserl e ciò che lui chiamava Lebenswelt, il mondo della vita, ma la scienza si pone tentando appunto in senso sperimentale l'oblio gnoseologico del soggetto, cioè il tentare una ricerca della realtà fisica in modo mediato, cioè tentando di eliminare i presupposti soggettivi sensistici che derivano appunto dalle contingenze storiche o fattuali per fare un'indagine intellettiva della realtà sulle proprietà parziali, appunto le grandezze fisiche misurabili dei fenomeni fisici, ciò che materialmente si rileva, ciò che è misurabile, ciò che si dà alla categoria di quantità. E per questo cioè non si indaga che cosa è degli elementi fisici, degli oggetti fisici, e non, cioè siamo usciti da una prospettiva essenzialistica per ridursi del tutto comunque la disapprovazione di Popper, ma tant'è, ad uno strumentalismo, cioè ad un'indagine che non presuppone altro, non si pone presupposti epistemologici o filosofici, ma in ogni caso si riduce all'analisi strumentale, senza assunzioni dogmatiche o arbitrarie, dei fenomeni fisici per come si danno all'osservatore, per come si danno appunto al soggetto e senza presupposizioni illecite. Ecco, invece l'esattezza è lo statuto conoscitivo fondamentale della scienza sperimentale perché l'esattezza è ciò che si raggiunge quando si indaga sperimentalmente un fenomeno del quale si descrivono le grandezze appunto fisiche, le grandezze misurabili, in conseguenza dei presupposti che noi avevamo esatto, cioè proprio esatto come participio passato del verbo esigere, cioè noi esigiamo da una ricerca, da uno sperimento, da una ricerca teorica, una ricerca
in ambito fisico dei risultati, esigiamo che cosa noi vogliamo comprendere, quale grandezza vogliamo misurare, che cosa vogliamo scoprire di un oggetto fisico, e in relazione a quella, a questi presupposti noi definiamo il concetto di esattezza e il concetto di proposizione scientifica, per l'appunto. Sì, penso che possiamo fare un'altra pausa, perché hai parlato per un po' di tempo dietro fila, quindi ti è lecito se vuoi anche fare un attimo. Eccoci. Allora, questa sera insomma siamo dentro la dimensione, come potete aver visto, abbastanza tecnica, no? Io adesso non so lo sviluppo dell'ultima parte come è stato concepito, quindi non so che tipo di aggancio, di ritorno dopo noi andremo a fare. Io volevo ricalare un po' su così un riportare rispetto al lavoro, agli elementi diciamo dell'ontologia della mucca, e soprattutto al discorso del quello che lega, no? Che è il discorso del rischio, cioè il rischio dell'assolutizzazione. E noi dal saggio diciamo di Tommaso Tosi ci ha portato attraverso andare a indagare anche l'evoluzione storica, no? delle varie discipline, no? della conoscenza, ci ha portato a parlare di ciò che sono i fini, no? Le finalità e gli ambiti, no? di risposta, diciamo così, no? Entro cui si muovono le varie discipline, e siamo arrivati a parlare della filosofia, no? Che in qualche modo indaga la verità, della matematica, no? Che indaga la validità, e della scienza che indaga l'esattezza, no? Ora, io vorrei, Alessandro, riportare il discorso sul rischio dell'assolutizzazione, cioè qual è il rischio di questa assolutizzazione? Noi abbiamo visto come nell'allestimento abbiamo gli elementi in gioco, no? Abbiamo le parti, abbiamo l'intero, abbiamo degli elementi vuoti, degli insiemi vuoti che si associano alle parti, e niente. Ti passo la parola, poi dopo ho una cosa poi da... Sì, no, volevo dire che il rischio dell'assolutizzazione va inteso nella sua dinamica, perché assolutizzare vuol dire, nel caso specifico dell'ontologia della mucca, che tu prendi una parte e l'assolutizzi, cioè credi che questa parte sia il tutto, no? Direi che questo è un problema. Non so se stiamo alla storia della filosofia, che noi possiamo pensare in moltissimi sistemi del passato che venivano chiamati sistemi dogmatici, no? Per cui si fanno delle assunzioni con dei presupposti non indagati, per esempio Dio, no? E quindi qui assolutizzazione vuol dire che una parte diventa l'assoluto, ma il rischio che viene messo in evidenza dall'ontologia della mucca è anche quella che si perda, ed è quello su cui ha insistito molto Tommaso, che si perda
l'intero, inteso come l'essere, a favore di una dispersione totale negli enti. Quindi in questo caso il rischio non è quello della sintetizzazione, ma è quello della riduzione, okay? Che comunque nella sostanza è la stessa identica cosa. Quello che a me pare, volevo aspettare che arrivasse Tommaso, è abbastanza importante, non so se voi avete avuto la stessa sensazione, che quindi ormai a questo punto la fisica si è sbarazzata completamente dai concetti di verità. Alla fisica non interessa la verità, no? Facendo alcune valutazioni, e so che comunque hai una parte conclusiva che secondo me forse è quella che va a rispondere anche alla domanda di Franco. E per finire il discorso, la nozione di verità è rimasta solo esclusivamente appannaggio della filosofia, perché alla matematica non interessa la verità, la matematica interessa la validità delle sue proposizioni, la matematica può permettersi di presupporre. La fisica, la scienza empirica in generale, deve corrispondere, e tutto sommato qua vorrei dire rispetto a quello che tu hai detto nel corso della lunga promozione, nonostante tutti i cambiamenti non c'è stato da questo punto di vista alcun cambiamento rispetto a Galileo, cioè rimane